L'importante è riuscire almeno a capire, insomma, la conclusione anche di Comunque, questo insomma, ancora discorso. una volta quest'idea che lui propone dell'accorpamento del politico con il sindaco, che non è assolutamente praticabile perché poi viviamo in un paese dove probabilmente le buone idee non verranno mai praticate, è molto interessante invece, molto interessante anche con l'esemplificazione di Varallo Sì. che lui ha ben raccontata e Eccolo. descritta. Intanto l'abbiamo. Eccolo, Sì. professore, sì. Sì, no, dicevo, se noi vogliamo allora riconoscere nella figura di Penati, al di là dell'onestà individuale, una forma di gregantismo, poi Greganti in realtà riuscì a salvare il partito dicendo che i soldi li prende per sé. Qui in questo caso dovremmo ritornare a una lectio difficilior, e cioè a valutare se i denari presi da Penati fossero presi per il partito. A quel punto dovrebbe rimettersi Bersani, perché se quello che è il suo principale collaboratore prende 1, 2, 3, 4 miliardi o milioni di euro e li dà al partito, a questo punto il partito ne beneficia e Bersani anche. Non possono fingere di non sapere, perché non credo che si girano per avere la vita Ecco, nuovamente non riusciamo a sentire l'onorevole Bisogna Vittorio. No. vedere la vita privata di Penati, mi Sì. sentite? Sì, Sì, ora sì. perfettamente, sì. Per valutare se egli abbia utilizzato i danari per suo arricchimento personale. Se questo non è, i danari a questo punto trasferiti al partito li ha utilizzati il partito. Quindi lui non diventa una persona individualmente giudicabile o processabile. Il processo va fatto alla politica, come indica oggi anche Renzi, al partito che ha preso i soldi attraverso Penati. Non c'è Questo io dubbio. credo che sia l'interpretazione che mi è cara a me. Se poi si scoprirà che Penati era un disonesto e i soldi li usava per andare a puttane o per comprarsi delle cose, questo verrà fuori. Potrebbe venire fuori che non ha usato in alcun modo quei denari per quello. Ha preso 2 milioni, li ha dati al partito e il partito li ha usati per tutti, non soltanto per lui. A quel punto lui diventa il capo espiatorio, come era Severino Citarissimo, ma mi sembrerebbe molto ingiusto che una consuetudine di danari che arrivano per finanziare il partito dovessero trovare uno solo che paga e quelli che ne hanno tratto beneficio, come capitò nel caso di Craxi, quando i soldi di Craxi andavano a Martelli, a Amato. Amato ha mai pagato qualcosa, ma chi le ha fatte le campagne elettorali perché Amato diventasse deputato? Con che soldi le ha fatte? E Ripa Rimeana con che soldi le ha fatte? Se non avevano il becco di un quattrino, erano tutta l'attività pagata con i soldi che prendeva Craxi. Allora, questa gente che ha vissuto con i soldi del partito dovrà essere chiamata a rispondere politicamente, finalmente, in un processo ai partiti, e non il singolo che ha preso i soldi Bene. come capro espiatorio. Se questa è Certo. l'interpretazione che io, come dire, propongo, e per il resto non so se poi invece lui delle porcherie per sé verrà fuori anche questo. Beh, ma questo Certo, verrà attenderemo fuori. l'opera della magistratura. Professore, l'appuntamento è a domani alle 12:30. L'abbraccio a lei è forte, come sempre. Grazie, buona Avete visto che serata. c'è una soluzione per il problema dei contenimenti della spesa pubblica, della casta? C'è. No, è eccellente, questa è una Sì, soluzione. sì, sì. Avrò modo di commentarla domani mattina augurandomi che il giornale, inteso come il quotidiano, il Sì. giornale, la pubblichi domani mattina e avremo modo anche di parlarne e di dibatterla. Va bene. Un Grazie. abbraccio al Arrivederci. professore Vittorio Sgarbi. Grazie, grazie a Vittorio Sgarbi e grazie a te, Marcello. Ciao Maria Laura, buona serata, buon Appuntamento con te domani proseguimento. mattina, grazie. Radio Yes. La radio della città di Roma.